È consuetudine dell'Italia calcistica che il telecronista debba essere un tifoso e nella circostanza sarai un tifoso. Mi metti un po' in difficoltà perché non posso non darti una risposta sincera, no. La risposta sintetica è no, non sarò un tifoso, o meglio, non sarò un tifoso se per tifoso si intende una persona che alla sua appartenenza deve subordinare quello che dice. Se invece mi chiedi se come appassionato di pallacanestro passionalmente la squadra con Italia sulla maglia mi suscita delle emozioni diverse rispetto a quelle che hanno scritto delle altre cose, allora sono un appassionato, ma tifoso no, non posso. Una domanda in positivo, devi vedere. Dopo Enrico Mentana sei la persona che pronuncia più parole senza mai sbagliare. Hai mai calcolato quante parole dici in una telecronaca? 1 milione? Ne dico troppe perché vengo dalla radio, però tanto per dirne una, ieri ho detto che l'Italia è una squadra che ha sul petto una parola di 5 lettere, quando l'Italia ne ha 6, quindi dico 1 milione di parole, ma anche molte scemenze. Senti, da Giordano a Flavio Tranquillo, com'è cambiata la telecronaca della pallacanestro? C'era la telecronaca romantica o quella tecnologica? Quelli che hanno cambiato la telecronaca di pallacanestro in Italia, secondo me, sono in 3. Si chiamano Aldo Giordani, che non l'ha cambiata ma l'ha creata, che è una cosa diversa e che era 40 anni avanti al suo tempo. E poi l'hanno cambiata in 2 epoche diverse, Dan Peterson e Federico Buffa, in un'epoca di grandi contaminazioni, perché sono stati contemporaneamente telecronaca, racconto, approfondimento, brillantezza, eccetera, eccetera. Io cerco nella migliore maniera possibile, facendo il minor danno possibile, di fare un cocktail di queste 3 scuole. Io dico sempre, tu sei un illustre commentatore NBA a livello mondiale, perché sento, ascolto anche i tuoi colleghi e puoi portare avanti anche tu una telecronaca da solo. Tu sei abituato alla NBA, quindi non dico che scendi di categoria, non ci mancherebbe altro per l'Italia, ma secondo me la telecronaca NBA sta a quella di un europeo come un rally alla Formula 1, sei d'accordo? Allora, devi diversificare. No, sono d'accordissimo che l'NBA sia il concentrato del meglio che c'è in questo momento nel basket. Questo lo ritengo un dato oggettivo e quindi lo ritengo come tale innegabile. Però io non sono in grado onestamente di modulare la mia telecronaca rispetto al valore dei giocatori, al valore della posta in palio. La mia telecronaca è fatta nel tentativo di fare la migliore telecronaca e quindi non mi sono mai posto il problema se in palio ci sia un titolo NBA o la finale del trofeo Lombardia e se in campo ci siano i primi 3 giocatori del mondo o quelli tra la 5.000esima e 10.000esima posizione. Pochi sanno che tu fai anche l'allenatore di squadre minori, no? Quindi che ti va a tuo merito, e quindi una domanda tecnica alla quale non puoi esimerti, ma la chiave di questo europeo secondo te è più Pianigiani o qualche giocatore, qualcuno in particolare? Io penso che la chiave di questo europeo per l'Italia sia provocare uno shock che non è particolarmente tecnico ma è psicologico, perché da un punto di vista tecnico questa è una squadra di enormi estremi, ha degli alti altissimi e dei bassi bassissimi, ha un attacco clamoroso però soprattutto sul perimetro, ha una difesa molto meno clamorosa soprattutto dentro l'area, quindi ci vorrebbe uno shock che permetta ai giocatori di esaltare i pregi e di limitare i difetti. Grazie, anch'io sono della tua stessa idea, uno shock soprattutto anche nel male, tipo un'esplosione clamorosa visto che ci saranno i 12. Grazie.